qui con la banda dei piccoli chef, col Diretti, una collaborazione importante da qualche anno, veramente interessante per la sana e corretta alimentazione. Sì, assolutamente sì, noi ormai sono 2 anni che abbiamo stretto questa collaborazione con Banda Piccoli Chef, con l'Iltarezzo, una collaborazione che ci sta portando veramente dei risultati inaspettati nel momento in cui abbiamo sottoscritto il protocollo, ma che oggi stanno diventando risultati importanti per l'intera comunità aretina e non solo, perché è un progetto che stiamo provando ad esportare in altre realtà della provincia, delle varie province di questa regione. Chiaramente questi momenti di festa sono anche momenti di bilancio e lei ha già detto di positivo nel passato. Per il futuro cosa ci aspetta su questo rapporto? Ma per il futuro intanto oggi siamo qui a festeggiare anche 5 anni della banda Piccoli Chef, noi siamo invitati e ci fa un immenso piacere essere protagonisti con loro di questa giornata. Per il futuro credo che non ci dobbiamo precludere nulla. Intendo che il progetto scuola sta correndo fortemente, quest'anno andiamo intorno ai 1800 bambini coinvolti, ci stanno richiedendo da tutte le parti e quindi questo abbinamento di una sana e corretta alimentazione con i prodotti del territorio e di stagione sia un sistema vincente per rieducare non solo i bambini ma l'intera famiglia a una sana e corretta alimentazione. Ecco, l'ultima domanda, questo passaggio dai bambini alle famiglie lo state riscontrando, è positivo? Porta nelle case degli aretini, per esempio? Assolutamente sì, e lo dimostra anche gli incrementi di vendite che abbiamo nei mercati di Campagna Amica, presenti 2 all'interno del comune di Arezzo, ma in tutta la provincia sono ormai 8 i mercati stabili di tutta la settimana.